Sarò brevissimo, ragazzi. È il 3 settembre 2021, sono le ore 16. Per farvi capire che è tutto in diretta, sono tornato dall'Irlanda. No, non sono tornato dall'Irlanda, sono tornato dalla Francia, dalla Valle d'Aosta. Tutto bene, sono a Milano, come avete visto nella puntata di ieri. Sono qui in questo momento a farvi questo video semplicemente per ringraziarvi per il mio primo piccolo traguardo, i 10.000 iscritti. Sono veramente contento. Devo ringraziare solo voi, neanche tanto la piattaforma di YouTube, perché alla fine la piattaforma di YouTube non mi è mai venuta incontro su questo se non con il video di Caponord. Non mi sono mai definito uno YouTuber, sono semplicemente un motoviaggiatore e che condivide i viaggi con tutti voi e con chi vorrebbe viaggiare, o che ha le prime armi o che ha la prima motocicletta. Chi mi ha conosciuto durante i raduni che ho organizzato o a cui ho partecipato o invitato, lo sanno. Cioè, quello che vedete qua in queste pareti sono io. Nel video di lunedì troverete la chicca sulla sistemazione del Fazer, perché mi avete tutti scritto: ma non potevi sistemare la moto in Francia? Ragazzi, eh sì che la potevo sistemare, ma era il weekend di Ferragosto, cioè uno statore non è che vai dal panettiere e trovi uno statore, cioè va ordinato. Cioè, dovevo stare 5 giorni fermo in quella città del cacchio per aspettare questo statore e poi trovare un'officina che mi facesse utilizzare gli strumenti per sostituire questo statore, perché lo so anche fare, ma farlo in mezzo a una strada, insomma, un po' più impegnativo. Quindi è andata così questo viaggio. Vi ringrazio tutti per avermi commentato a valanga su tutti i video. Non ho ancora risposto a tutti, mi dispiace se non rispondo spesso a tutti. Avete mostrato tutta la vostra solidarietà nei miei confronti per l'assistenza non avuta, ecco, lungo la strada. Anch'io, sinceramente, anch'io mi sono stupito di questo. Le cose devono cambiare, ragazzi. Cioè, quando si vede un motociclista per strada, mi avete detto: sì, il casco per te, il casco è una stronzata, perché se vedi un motociclista al ciglio della strada, che non è una piazzola di sosta, il ciglio di una strada, e fa così con le mani, cioè non sta salutando, sta chiedendo aiuto. Quindi è importante che da questo punto di vista dobbiamo migliorare tutti. È stata una gran bella avventura nelle storie dove cre... Ah no, sto registrando. Nelle storie che vedrete oggi sul mio Instagram ho aperto una sezione domande. Ho scritto: chiedetemi quello che volete. Ho già letto qualcuno che ha scritto: mi dai un milione di euro. Ho aperto una sezione di domande perché vorrei fare tra un paio di settimane un altro video come quello che avevo fatto di Q&A. Chiedetemi tutto sui viaggi, sulle moto, la mia vita personale. Chiedetemi quello che volete. Prenderò le domande, insomma, più consistenti per fare un prossimo video. Ah, 10.000, ragazzi, 10.000. Ho festeggiato ieri sgasando al Ciringuito, è stato bello, è stato bello. Fra, quanti ne hai? Di moto? Per i 10.000 cosa facciamo? Se volete ancora seguirmi, seguitemi ancora, se no dovete cliccare qua per disiscrivervi. Se invece volete consigliare a qualche amico, parente, cugino, zio, genitore o figlio, il mio canale, potete condividere questo video, o quello di Caponord, insomma, quello che volete. È stato bello, ci vediamo lunedì con il prossimo video moto sostitutiva più sistemazione del Fazer. Miglia, alla prossima!